Direi ora di passare la parola al professor Marco Dotti. Sì, ringrazio ovviamente per l'invito e anche il professor De Marinis, che personalmente non conoscevo, ma insomma il suo libro nelle due edizioni, ma nella prima che mi ricordo, Il battello ebro, se non ricordo male, insomma ci ha formati, perché uscì in un momento in cui non solo non si parlava del secondo Artaud, per chi si avventurava per le prime volte nei testi di Artaud, insomma non si parlava quasi più neanche del primo, cioè, perché era un dato assodato, tra virgolette, lasciato lì negli scaffali di qualche vecchio Einaudi. E quindi tutta la mia gratitudine da lettore nei suoi confronti per un'opera coraggiosa, che quando è stata rieditata ovviamente tutti quanti noi lettori abbiamo riacquistato, perché come si fa con i libri con cui appunto si intrattiene un dialogo fecondo e profondo. Ecco, io mi soffermerò brevemente su un paio di punti accennati anche da Sylvain Vautringer all'inizio, nel suo modo molto empatico e simpatico, lo dico etimologicamente, di approcciarsi e anche di discostarsi volutamente da Antonin Artaud. E mi soffermerò in particolare su quello che è uno dei tanti aspetti di questo, come lo definiamo, Artaud. Basta, cioè non c'è altro modo, è difficile poi definirlo attraverso un'opera che ovunque la si guarda deborda, ovunque da qualunque punto la si osservi straborda, e se poi si tenta di contenerla, sì, forse è possibile farla anestetizzandola e anestetizzandosi sempre un po'. Certo, Marco De Marinis ha detto prima ovviamente delle cose molto importanti, e ha detto che insomma questi sono, diciamo, per riprendere la terminologia di Carlossini, insomma, diciamo, una specie di fogli mondo, di universi scarabocchiati, disegnati, dipinti, testi di Artaud spesso scritti, chi li ha visti, spesso scritti su supporti di circostanza, quaderni scolastici, biglietti, in condizioni ovviamente di circostanza più di quelle che sono le nostre, perché tranne appunto i libri appunto deputati alla pubblicazione, gran parte dell'opera di Artaud è composta da frammenti, da note, da appunti, da lettere o da adresse, come appunto quelli citati da Marco De Marinis all'inizio, che erano un'espressione tipica anche del primo movimento surrealista, quando ci si rivolgeva appunto al Papa, al Dalai Lama. Gran parte di questi adresse furono poi composti materialmente da Artaud, e insomma si faceva quello che poi molti anni dopo Michel Foucault avrebbe chiamato un'operazione di parresia, cioè dire la verità al potere, cioè mandando avanti il corpo. Quello che Pierpaolo Pasolini, citando Don Milani, ma al tempo stesso Don Milani citava le Black Panthers americane, diceva essere buttare il proprio corpo nella lotta, cioè buttarsi, cioè buttare, cioè scagliare il corpo nella lotta. Ecco, un tema che a me è stato caro e caro in questi anni, ne ho discusso con Sylvain Vautringer, che è un caro amico, è quello del nero, dell'attraversamento anni 20-30 in particolare, di questa soglia strana, un po' quella che un altro conoscente, Peter Sloterdijk, chiama essere una sorta di saggio di intossicazione volontaria, che non è proprio solo di Antonin Artaud, ma appunto Lautringer ha citato Simone Weil, Queyoua, Bataille, Klosowski, potremmo citare anche i meno conosciuti, ed è quindi una sorta di tentativo che a partire dalla metà degli anni 20-30, la cui espressione è quella più conosciuta, forse quella del Collège de France, Collège de Sociologie, pardon, o che in termini di riviste
riviste ovviamente con pochi lettori e pochissimi adepti, ma che hanno segnato un'epoca, è legata forse più all'esperienza di Acéphale o Minotaur, che è una rivista betta poco, co-diretta per un certo periodo da un personaggio straordinario che si chiama Karl Einstein, anche questo poco noto, che fece un po' la stessa fine di Walter Benjamin, negli stessi luoghi. Ecco, ciò che si sviluppa in quegli anni attorno o dentro, attraverso queste esperienze, è qualcosa che ancora non abbiamo bene compreso. Tra l'altro, en passant, ricorrendo, posso avere una caramella per favore? Ricorrendo alla citazione che ha fatto Marco De Marinis di Lacan, devo dire che Lacan, oltre ad essere un giovane psichiatra in quegli anni, era anche un collaboratore di Minotaur, su cui scriveva anche uno scrittore straordinario, non so come pittore, ma come scrittore straordinario, Salvador Dalí, che elaborò una sorta di metodo di interazioni e nessi logico a causali nell'analisi, e lo chiamò la paranoia critica, il metodo della paranoia critica. Lacan, se non ricordo male, nel 33-34, forse nel 32, si era laureato subito dopo aver letto queste cose da lì, aver intrattenuto anche una corrispondenza, di cui non ha lasciato traccia, ovviamente la corrispondenza è verbale, cioè era furbo Lacan, anche come nel caso di Artaud non ha lasciato traccia, perché era un uomo molto scaltro, non ha lasciato traccia neanche della sua demenza senile, quando fu colpito dall'Alzheimer, se non appunto testimonianza, perché si era premunito prima. Ecco, si ispirò direttamente, quindi per esempio da lì fu una fonte di Lacan. Questo perché? Perché lì noi dobbiamo anche un po' ricostruire il contesto, l'humus. Cioè, Artaud è stato, questo, se così dobbiamo dire, spesso uso questa immagine, abbiamo un foglio bianco e all'interno disegniamo un profilo. Ritagliamo il profilo, buttiamo il foglio e ci rimane appunto la figurina in mano. Proviamo a fare, e questo che per esempio Sylvain Loutringy ha fatto col libro Fou d'Artaud, Pazzi di Artaud, a fare il contrario. Facciamo la stessa procedura e buttiamo via per un momento la figurina o l'accantoniamo senza per questo fargli dire cose che non aveva detto. E che cosa ci rimane? Ci rimane qualcosa che difficilmente è stato osservato, perché difficilmente si ripercorrono dei nessi di cui non rimane talvolta appunto una traccia documentale scritta. Ma lì c'erano delle comunità, c'erano appunto dei piccoli gruppi, c'era una comunione appunto di sentire e anche di dissentire. Quindi Artaud è importante anche per questo, perché oltre appunto a essere portatore dell'opera Artaud, è una sorta di collettore eccentrico di tante tematiche, tanti influssi. Infatti non a caso esistono poi tutta una serie di letture più o meno restrittive dell'opera di Artaud, c'è chi lo vuole solo un esoterico, c'è chi lo vuole un ognostico, c'è chi lo vuole questo e quest'altro. Alla fine nessuno riuscirà mai a ridurre ad un unicum questo autore, perché è un po' come diceva Giorgio Colli, un po' come con il chicheon, cioè con la bevanda euforizzante che utilizzavano durante i mestieri di Eleusi, se tu la bevi fa schifo. Però non fa effetto, no? È semplicemente un qualcosa di amaro. Ma solo scossa, dicevano appunto, solo scossa, diceva Colli poi anche a proposito del Così parlo Zarathustra, solo scossa produce effetto. Artaud è uno di questi autori, se utilizziamo il termine autore per intenderci, è sempre sta a problematizzarlo, che appunto se non è scosso può suscitare dei dubbi. A me non li suscita sicuramente neanche in Marco De Marinis, neanche nell'autoressa Fedi, però si comprende perché appunto sia, magari nell'esperienza americana, spesso un autore extracurriculare, come diceva Sylvain Loutringy, cioè al massimo qualcosa per i corsi, per i laboratori teatrali alla Columbia, ma trattarlo come
studiarne i testi, appunto, studiarne le lettere come testo, studiarne i materiali, ma non solo i manifesti, studiarlo in sostanza, sia in sé qualcosa che può suscitare ancora dei dubbi. Non in noi, ripeto. Perché se non è scosso, insomma, qualche dubbio lo lascia. E se è scosso, rischia di produrre quello che appunto Silver diceva prima, una sorta di meccanismo mimetico, cioè i pazzi di Artaud, cioè gli innamorati di Artaud, i full Artaud, ma anche proprio quelli che si immedesimano in Artaud. Quanti ne abbiamo conosciuti, quanti ne abbiamo visti, a teatro, al cinema, nella musica, c'è pieno ovunque. Ovunque vai a parlare di Artaud, con Silver, 2 anni fa a Cagliari, c'è una conferenza su Artaud in un teatrino di amici, e ad un certo punto si alza un uomo, tra l'altro geniale, a mio avviso, e dice: voi siete 2 vampiri, in particolare quello americano è stato inviato da Bush, io ho visto il dottor Caligari, ha cominciato a delirare, è venuto sul palco, ha preso Silver per il collo. E noi siamo rimasti completamente fermi, cioè scioccati, ho detto: cosa facciamo, questo lo ammazza? Insomma, poi una persona c'ha 70, energico, ma c'ha 72 anni, l'ha preso per il collo, e poi si è calmato e è andato via. La reazione di tutti è stata quella, chiamiamo il 118, chiamiamo la polizia. Ecco, dopo 1 ora e mezza che si discuteva di antipsichiatria, di libertà e teatro, arriva il matto, ci prende per il collo, e la reazione immediata di tutti, ma anche la mia, cioè devo dire, è stata quella, chiamiamo il 118, chiamiamo la polizia. Allora, nel momento in cui poi concretamente noi lo abbiamo trovato lì, non abbiamo avuto una reazione diversa, per forza, perché dovevamo disinnescare, però immediatamente, poi è stata una fortuna che siamo stati fermati, cioè siamo fermati, però la nostra reazione è stata immediatamente, anche solo psicologica, ricorriamo all'autorità, ricorriamo all'ordine, ricorriamo alla forza, e quello che abbiamo detto, insomma, va bene, però non quando ci si presenta nella pratica. Ecco, confrontarsi con Artaud, io ho intervistato qualcosa con lì a casa mia, in qualche cassetto, alcuni anni fa, delle persone che lo hanno conosciuto, in particolare mi ricordo André Bern Chouffroy, che è uno che con Artaud culturalmente non aveva niente a che fare, era semplicemente un medico che poi si è messo a fare il critico d'arte, è un grande esperto di Caravaggio, qualcuno forse lo conosce per il suo dossier Caravaggio, che un paio d'anni fa hanno tradotto anche in italiano, con 30 anni di ritardo, e lui aveva un'amicizia con, inizialmente con Ferdier, poi con Artaud, e lo ospitava a casa negli ultimi anni di vita, e ogni tanto capitava a casa, c'era problema, perché questo arrivava e voleva soldi, voleva droga, voleva mangiare, era un problema. E lui, cioè, nel suo bel appartamentone a Parigi, Ben Jouffroy, mi diceva, insomma, faceva dei rutti terrificanti, no? E mia moglie si scandalizzava. Ecco. Poi è sempre il rapporto con l'altro quello che pesa. Nelle memorie bisogna stare un po' attenti, perché poi l'altro, all'altro puzza l'alito, fa schifo, non è ben rappresentabile, appunto, o non è ben presentabile. Ed Artaud, nell'ultimo periodo della sua vita, ma anche negli anni 30, è esattamente questo soggetto poco presentabile nei salotti, ovviamente, ma anche nella società letteraria, una società letteraria che a Parigi in quel momento vede scapestrati ovunque, vede tossicomani non solo in Artaud. Pensiamo al grandissimo poeta Max Jacob, che grazie a delle dosi di etere e di oppio, scusate, ad un certo punto vede Dio, vede Cristo in un cinema e decide di farsi frate. Poi questa cosa, adesso per ridere, l'ha ripresa Bagebozzo qualche anno fa, sostenendo che anche lui ha visto Gesù in un cinema. Io ho pensato, ma insomma, sti cinema devono essere fonti di apparizioni un po' come internet, perché tra l'altro adesso pare che le apparizioni mariane avvengano soprattutto via internet, e c'è questo fenomeno di contagio molto interessante. Quindi è difficile poi confrontarsi con la figura di Artaud. Ovviamente noi non l'abbiamo conosciuta, però un grande poeta che si chiama Hugo Claus, che si è dato la morte 2 anni fa, non perché si è suicidato, ma perché gli stava venendo un principio di Alzheimer, e ha deciso di farci uccidere in Belgio attraverso un procedimento che ha creato molto scandalo
nel paese perché era un'eutanasia non riconosciuta e non voluta dalla legge, non giudico su questo, e che però aveva conosciuto Artaud, aveva scritto delle cose molto belle. Di Hugo Claus, tra parentesi, ci sono dei libri pubblicati in Italia, uno che si chiama Sofferenza del Belgio, un testo bellissimo, un romanzo di formazione, edito da Feltrinelli, e un volume di poesie che si chiama Tracce, edito da Crocetti, in cui c'è una poesia su Artaud, non la seconda. E nel 48, quando lui, giovane, scapestrato, Claus, incontra Artaud, lo incontra sotto un ponte. Artaud gli chiede una sigaretta perché non ce l'ha. E dice, eh sì, ma poi alla fine io Artaud l'ho visto sempre, le facce degli immigrati, dei tossici, insomma, degli altri, dell'altro. E questo altro che pone il problema. E Artaud è, se vogliamo vederla da questo punto di vista, il portatore di un'alterità e di una differenza talmente differente che può far paura o che ha fatto paura. E ne era consapevole perché anche appunto nella sua esperienza psichiatrica di internamento, 7 anni, ma che inizia ovviamente, come ha detto Marco De Marinis, da subito sostanzialmente con l'emicrania, con questi che lo curano con i macchinetti, cioè con la dinamo, gli applicano l'elettricità in testa, poi gli danno chissà che cosa, poi comincia a prendere l'oppio, ne ha passati di tutti i colori, e forse, ecco, diciamo tra parentesi, il meno folle tra tutti quelli che ha incontrato era proprio Ferdier, che era sostanzialmente un buon soggetto con i limiti dell'epoca, ma che con i limiti che ha avuto la scarogna marcia di incontrare Antonin Artaud e di non liberarsi, lo psichiatra di Artaud, e di non liberarsi più dell'ossessione di Artaud. Tanto che per tutta la vita Ferdier, che poi ha esercitato per molti anni un'attività privata da psicanalista non freudiano a Parigi, ha cercato qualcuno che lo salvasse, lo ridimesse dal mito di Artaud. Cioè dalla maledizione di Artaud che gli pesava, perché lui era quello che gli aveva fatto fare l'elettroshock, era quello che però era anche quello che tutto sommato gli aveva dato da mangiare. Cioè, insomma, il rapporto non può essere ingenuo, cioè sempre la mano che salva è anche, spesso è anche la mano che uccide, e la mano che uccide è spesso è anche la mano che salva. In un contesto di guerra, Artaud sta in un manicomio in un momento in cui è difficile, non dico stare in un manicomio, ma mangiare in un manicomio. Gli infermieri rubavano normalmente, come una vita, come succede adesso, no? Però allora c'era la carestia fuori, il cibo per gli immigrati, per i reclusi, non c'erano i medici, il personale di servizio veniva messo a svolgere le funzioni dello psichiatra. No, rendiamoci conto di che cos'era un attimo questo contesto. Però Ferdier, per chiudere questa parte del discorso, è andato alla ricerca sempre dell'altro che lo salvasse. Ci ha provato con Leonora Carrington, ancora viva, la scrittrice surrealista, che era compagna di Max Ernst e poi era stata di Robert di Capa, il fotografo, ancora viva, vive in Messico, e non gli è andato bene. Era andato in Messico, proprio nella zona di Tarahumara, tra l'altro Ferdier, per cercare di, sì, una cosa che sono in pochi, per cercare di entrare in contatto con la Carrington. Ha provato con 2 persone, una Unica Zürn, grandissima artista, e Hans Bellmer, che era il compagno di Unica Zürn, e non c'è riuscito. C'è un bel epistolario poco noto tra appunto Unica Zürn, Hans Bellmer e Gaston Ferdier, sotto il gioco 3. E infine ci ha provato con un personaggio stranissimo che si chiama Isidore Isou, che era il maestro di Guy Debord. Solo che a un certo punto Isidore Isou, c'è stato un difficile personaggio poco trattabile, ha avuto una rottura con Ferdier che non gli prescriveva psicofarmaci, questo negli anni 60, e ha pubblicato un volume che è all'origine, in sostanza, della maledizione di Gaston Ferdier, che si chiama Antonin Artaud, Torturé par le psichiatro. E questo volume, che ha avuto un'ampia diffusione nella controcultura parigina, ha di fatto anche veicolato alcune immagini poco, poco interessanti dell'esperienza psichiatrica di Artaud. L'esperienza psichiatrica di Artaud, su cui io non pongo
né veti né giudizi, è però una fase di questo attraversamento del nero di cui parlavo prima e su cui adesso vengo. Cioè Antonin Artaud, una delle accuse delle ragioni che Gaston Ferdière, in un suo volume di memorie, adduce alla necessità di praticare elettroshock su Antonin Artaud, sul quale tra l'altro furono sperimentate cose ben peggiori, se così si può dire, dell'elettroshock, l'insulinoterapia, cose idriche, cose terrificanti, era il fatto che questo sosteneva di aver incontrato Hitler. Artaud sostiene di aver incontrato Hitler negli anni 30, mentre era a Berlino e stava girando un film, cosa vera, e dice che Hitler stava lì ed era uno zingaro, figlio di Moldo Vallacchi, che si spacciava per essere umano purissimo, invece dice era uno zingaro, quindi e faceva il sipario nei teatri. Primo punto è che Artaud dedica, se non ricordo male, nel 37, sono le date un po' col caldo, mi dimentico, una copia delle Nuove Rivelazioni dell'Essere, testo poco letto e poco frequentato dagli artodiani, proprio a Adolf Hitler. E la dedica che Gaston Ferdière riporta nel suo volume di memorie è in memoria dei bei tempi del Romanische Café, eccetera, 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 Adolf Hitler. Secondo punto. Punto però molto importante, perché il testo di Artaud, che è stato la Nuova Rivelazione dell'Essere, è stato sottoposto, ad esempio, è una lettura complessissima perché è un testo anche molto misterioso, basato su una particolare concezione dei tarocchi e via dicendo, è stato soprattutto sottoposto a letture di tipo appunto esoterico. Misterico. In realtà, poi, se poi lo guardiamo bene, è una di queste forme, se poi lo guardiamo in un certo modo, di controfattura, chiamiamola così, che Artaud comincia ad esercitare quando vede questa massa nera che comincia a invadere l'Europa, dove lui comincia a fare dei sorts, che sono una sorta di contromaledizioni, controfatturamenti, che sono un doppio, oppure un potenziamento degli address contro il Papa, sul Dalai Lama, un potenziamento della risorsa epistolare. Artaud è un altro che costantemente cerca un altro, perché scrive lettere, note, e tra le lettere ci sono questi sort che sono dei disegni. Degli allegati sono dei disegni, dice a Sonia Mosè che io devo salvare da Hitler. Poi questa Sonia Mosè finisce in un lager e la bruciano, non è che uno lui si è inventato, è una ballerina sua amica a Poltevennen molti anni dopo. Però quindi lui dice dobbiamo reagire alla magia nera. La magia nera. Chiaramente una lettura di tipo semplicistico dice: ma che cosa sta dicendo questo, la magia nera? Ecco, il problema è che Artaud continua a parlare di questa magia nera portata avanti da Hitler e dai suoi scagnozzi in maniera, secondo Ferdière, oscillante. Ferdière dice che questo si era invaghito, è diventato un filo nazista, eccetera, eccetera. A leggere invece i documenti, le carte che ci rimangono, vediamo che la strategia artaudiana era assolutamente diversa. Cioè lui dice, in sostanza, questi operano con un meccanismo di contagio psichico. Hitler è una sorta di mago maldestro di Faust, grottesco e minore, che evoca spettri e che però questi spettri poi prendono una consistenza autonoma, se ne vanno per l'Europa e appunto provocano una sorta di peste bruma, ecco, che poi è il titolo di Mann, il figlio di Mann. La cosa interessante è che se noi andiamo poi a ricontestualizzare le lettere di Artaud, i testi brevi, frammenti in cui lui parla di questa esperienza appunto con cui bisogna fare i conti, noi vediamo che Artaud non è solo, perché quando scrive le prime cose su Artaud, già anche Carlo Levi
Calolivi, quello del Cristo si è fermato a Eboli, insomma, perché cerco la citazione, scrive delle cose stranissime, più o meno simili, no? Perché lui dice, Levi, vabbè, sì, certo, è quello che Cristo si è fermato a Eboli, lì, contro il nazismo, cioè, sì, però lui quando è un testo del 39, che è scritto in Francia, quando è in esilio, un testo che poi fu pubblicato nel 46, in un'edizione minore, solo nel 75 uscì nelle Inaudi, in forma più, però un po' con note, si chiama Paura della libertà. Lui parla con un linguaggio quasi mistico, alchimico, stranissimo, e dice, vi leggo la breve citazione, cioè un gruppo, una classe, una nazione, ecco, questi dovranno essere espulsi e considerati nemici e diventare degli stranieri assoluti per essere testimoni del nuovo Dio. E gli stranieri a loro volta saranno sacri e dovranno morire, e i guerrieri saranno sacerdoti e a loro volta sacrificati, ma senza la consapevolezza di questa oscura necessità che fa veri tutti gli dèi e volontarie tutte le servitù e sacre tutte le vittime, noi non capiremo niente, la nostra storia attuale sarà incomprensibile. Io utilizzo questo frammento di Levi, brevemente, poi non vi annoio più, prendo ancora 5 minuti, per retrovolgere l'idea che Artaud fosse un pazzo, uno squilibrato, eccetera. Cioè, se lo è in un mondo che è spazio, squilibrato, all'ennesima potenza rispetto a lui. Cioè, in un mondo che prende una piega delirante, e che ha preso una piega delirante, bisogna osservare appunto questo mondo a propria volta mettendosi in una posizione delirante. Perché altrimenti noi produciamo, non produciamo né gli anticorpi né riusciamo a vedere quello che sta arrivando. E soprattutto non vediamo quello che Antonin Artaud allora vede, che è una sorta di continuum tra istituzioni politiche e istituzioni cosiddette naturali. Quando lui attacca il manicomio, quando lui attacca la prigione, quando comincia ad attaccare lo Stato, attacca poi anche la famiglia e attacca tutto quello che ci sta attorno. C'è nella lettera che lui scrive poco prima di uscire, 10 giorni prima di uscire dal manicomio, la guerra praticamente finita, il 16 maggio del 1946, una lettera che lui chiama lettera sulle deportazioni, che indirizza a un prefetto, che ovviamente, cioè, dice, cazzo, cosa sta scrivendo, questo qua è un pazzoide, che cosa vuole. Lui dice, noi dobbiamo prendere i miti neri del mondo e danzare, e costruire un palcoscenico e cominciare a danzarli. Ecco, questa è un'altra parte di quella strategia umoristica di cui parlava così bene Marco De Marinis, che è anche una strategia di depotenziamento delle forze che lui chiama oscure. Sì, una sorta di antidoto, di attraversamento, di intossicazione volontaria, che fa sì che, appunto come il Chicheon di Colli, debba essere scossa doppiamente, o sempre come dice Giorgio Colli, quando si schernisce il mondo bisogna però al contempo schernire anche se stessi. Senza questa doppia porosità, diceva Silvère, questo corpo che si fa attraversare, questo corpo che prende alla lettera le cose se non si prendono alla lettera si capiscono molti anni dopo. E quindi il problema di Artaud, se vogliamo anche porlo così in un senso più generale, è un problema di un autore che ha riflettuto in modo straordinario, secondo me politicamente devastante, sulla pratica dell'internamento. Quando lui, nella nota che scrive per la, sempre nel 1946, se no adesso io chiedo scuse se poi magari qualche data me la dimentico, ma io col caldo divento scemo, per la notticina, l'introduzione alle sue opere complete, pubblicato in vita, lui dice il teatro è il patibolo, la forca, le trincee, appunto, è il forno crematorio o l'istituto per gli alienati, e la crudeltà, 2 punti, i corpi massacrati, adesso la rima fa schifo perché sembra quella che usano negli stadi, no? Con gli striscioni, i corpi massacrati. Però è il patibolo, la forca, le trincee,
il forno crematorio e l'Istituto per Alienati. Cominciamo a ragionare quindi su un continuum, su questo continuum, no? Patibolo, forca, trincee, forno crematorio, Istituto per Alienati. Cominciamo a ragionare, perché lui lo fa, su appunto le strutture di questa reclusione e esclusione. Quando lui individua, a guerra finita, Hitler apparentemente sconfitto e via dicendo, e si muove appunto e va a casa di Benjoufroy a rompergli le scatole perché vuole soldi per comprarsi l'eroina, perché l'oppio non lo trovava più ovviamente, che cosa fa? È un uomo non pacificato, la guerra è finita, gli dicono cosa vuoi tu? Quando pubblica Van Gogh suicidato per la società, lui è un non pacificato, c'è la pace, sta arrivando, cioè la pace sono le macerie, no? Però sta arrivando il New Deal, là, come ha detto Veltroni ieri sera, a me sarebbe piaciuto un incontro Veltroni-Antonin Artaud, ha scritto un testo teatrale Veltroni, pare adesso, e sarebbe stato molto interessante, io penso, Cioè, sì, perché almeno ce ne sarebbe tolto dei piedi, invece così non ce lo togliamo, non Artaud ma Veltroni. E anche Berlusconi Artaud sarebbe stato interessante, perché il paradosso che rischia è Berlusconi di essere uno dei pochi che ha capito questa strategia. Ecco, adesso a parte le battute, qual è il punto in quel momento? Il punto è che, come nell'apertura del Van Gogh suicidato dalla società, dice c'è sempre una mano, questa è Nietzsche, c'è sempre una mano che mentre ci accarezza ci uccide, no? Dice, suicidato dalla società, ma l'apertura è disarmante ed è un'apertura che ovviamente suscita scandalo. E dice, in un mondo dove si mangia tutti i giorni salsa di Bimbo in vagina cotta, ma che cosa volete sia, che sia mai sesso di Bimbo, che cosa volete sia mai l'orecchio mozzato di Van Gogh? Che cos'è l'orecchio mozzato di Van Gogh? Per farla finita col giudizio di Dio, per farla davvero finita col giudizio di Dio, al di là delle cose tecniche, eccetera, quella è una traduzione fatta tanti anni fa, molto male, però cioè, ad un certo punto gli americani si stanno preparando a riprodurre non uomini, ma bambini in vitro, non uomini, ma soldati e via dicendo. Poi si può discutere quanto vogliamo. Filologicamente intendo dire sì, Artaud poi non è così semplice anche su questo piano politico, ma io qui chiuderei citando secondo me un grande che è Heiner Müller, che ha capito secondo me, e l'ha anche scritto, che per Artaud vale una cosa fondamentale, cioè che in ogni punto della sua vita Artaud si trova, come diceva Carlo Michelstetter, nel punto stesso in cui non è più possibile indugiare. Quindi lui capisce che in ogni istante della sua vita si trova nel punto stesso in cui non è più possibile indugiare. Quindi Artaud è, questa è la mia lettura personale, insomma, di Artaud, una sorta di macchina per produrre e scongiurare eventi. Ed è costantemente in quella che un amico discepolo di Artaud, René Dumas, chiamava il jihad, cioè la guerra santa però senza Dio, cioè ovviamente senza quella roba lì. E che cos'è la guerra santa? Se non appunto la presa di consapevolezza che non c'è più, non dico spazio, ma non c'è più tempo per la pazienza. Heiner Müller, qui chiudo, nel 77, commentando un'edizione che probabilmente gli piaceva, dei testi di Artaud, e poi riprendendo questa cosa in un libro che ha scritto con appunto Silver Lautringer, che si chiama Germania, dice di Artaud, qui è la citazione, la fa un po' lunga ma ve la dico, dice Artaud o il linguaggio della tortura, scrivere a partire dalle esperienze che i capolavori sono complici del potere. Pensare la fine dell'illuminismo, che era cominciata con la morte di Dio, pensava l'illuminismo come bara in cui è stato sepolto Dio, imputridendo però insieme al cadavere. La vita era chiusa in quella bara. Il pensiero è uno dei più grandi divertimenti della razza umana. Così mette in bocca Brecht a Galilei prima che gli vengano mostrati gli strumenti.
Il fulmine che ha scisso la coscienza di Artaud è stata l'esperienza nietzschiana, l'esperienza che potrebbe essere l'ultima esperienza, ma Artaud è nell'emergenza. Artaud ha strappato la letteratura alla polizia e ha strappato il teatro alla medicina. Sotto il sole della sofferenza, che illumina contemporaneamente tutti i continenti di questo pianeta, fioriscono i suoi testi. Letti sulle macerie dell'Europa, questi testi diventeranno dei classici. Io credo che adesso, al di là delle sciocchezze di Tremonti, credo che questi testi, non dico adesso, fa qualche mese, anno, diventeranno davvero dei classici appena arriveranno le nuove macerie. E allora lì fioriranno, e forse, ecco, non ci sarà più neanche bisogno di scuoterlo. Io, questa è la mia speranza, ovviamente, non vorrei fare anch'io il pazzo di Artaud, però la cosa che vi lancio è questa. Bisogna ristrapparlo alla polizia dell'anima in cui lo stanno rinchiudendo. In particolare, io su questo non sono d'accordo con Marco De Marinis, Evelyn Glossman e i nuovi esegeti, appunto, dei suoi testi, che sono appunto dei cadaveri, se li vediamo così. Rileggerli sulle macerie dell'Europa. Quando lui, qui chiudo, nel 1934 pubblica uno dei pochi testi che abbia avuto un discreto successo, che si chiama L'Eliogabalo, che fu tradotto in italiano molti anni fa da Adelphi, da Albino Galvano, che era un nobile torinese, un conte, personaggio straordinario, anche esoterico, e gli venne commissionata questa cosa da Artaud, di scrivere la vita di Eliogabalo per una serie di volumi, in una collana, che era una collana di volumi storici, un po' come Montanelli si occupava di Cesare, scrivi tu, no? Roberto Gervaso scrive della vita di Pinco Pallino, e tu di che cosa scrivi? Cosa facciamo? Prendiamo sto Antonin Artaud, lo raccomandano e gli dicono: faccia scrivere sto qua una cosa su Eliogabalo, no? È un po' matto, però le fonti le sa un po' il latino, il greco un po' lo conosce, insomma qualcosa si legge, no? E dice: vabbè, oh, facciamo sta roba. E ne esce un testo che ovviamente poi gli editori pubblicano, ma che è una roba devastante, che è in sostanza la matrice del Van Gogh suicidato dalla società, se noi andiamo bene a vedere. L'inizio è folgorante, cioè se intorno al cadavere di Eliogabalo, morto senza tomba e sgozzato dalla sua stessa polizia nelle latrine di Roma, vi è un'intensa circolazione di sangue e escrementi, intorno alla sua culla vi è un'intensa circolazione di sperma. No, siamo sempre qui, un monomaniaco, no. E poi però dice, se voi andate avanti, tutta la vita di Eliogabalo è anarchia in atto. Lui voleva ricondurre la poesia e l'ordine in un mondo dove l'esistenza stessa è una sfida all'ordine, ossia ricondurre la guerra alla permanenza della guerra. Ecco, io credo che appunto Artaud, adesso senza volere sovrapporre eccessivamente le cose, sia questo tentativo di insurrezione sistematica e debordante anche nel campo della sua opera, che tenta di ricondurre la guerra a una continua eccedenza della guerra stessa. Ne discutevo con Raffaele Ferro qualche giorno fa, quando mi ha chiamato, diciamo, Artaud è una sorta, come avrebbe detto Deleuze, di tattico che si oppone allo stratega, no? Da un lato c'è quello che fa la pianificazione napoleonica di tutto, e dall'altro c'è Artaud, che è più un cinese, che ti dice: domani c'è il vento, piove, e la situazione mi fa agire. Però senza questa emergenza di guerra i testi di Artaud non fioriscono, ma sfioriscono, secondo me. E detto questo, io ho chiuso.